Away.com è un sito che vi permette di acquistare tutto quello di cui avete bisogno su Lords of the Fallen, link in descrizione. E troverete anche ricariche per la vostra piattaforma preferita. Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Lords of the Fallen e in questo video andremo a raccogliere tutti i nuovi incantesimi che hanno inserito con gli ultimi aggiornamenti. Tutti gli altri li potrete trovare sul canale. Sono tutti video singoli, non ho fatto il video completo perché comunque andando a cercare la magia che effettivamente vi manca vedendola dalla copertina, la vedete benissimo, basta cliccare nella playlist delle guide e in base all'incantesimo che vi manca, che sia incantesimo infernale, incantesimo radioso, incantesimo umbral, potete andare a recuperarlo. Ovviamente ci sono tutti quelli che non avete preso in game, sparsi nel mondo di gioco, poi di conseguenza ci saranno quelli da acquistare dagli NPC, ma facendo le quest li potrete acquistare veramente facilmente e anche le quest le trovate tutte sul canale, sono tutte complete e trovate appunto nella playlist delle guide ogni singola quest. Detto questo, in questo video andiamo a raccogliere appunto gli incantesimi che hanno aggiunto con gli ultimi aggiornamenti dopo che abbiamo fatto anche la quest del secchio dorato. Come potete vedere, ho potenziato l'arma, come mostrato appunto nel video relativo, che trovate anche lui sul canale, e andiamo ora a recuperare tutti gli incantesimi che ci sono. Quindi partiamo dalla vestigia di Chabui, quindi dal tempio, e andiamo da questa parte. Dovremo entrare nel mondo umbral perché dovremo uccidere un particolare mob. Io sono in endgame, come pure per aver fatto la quest del secchio, l'ho fatta in endgame, si può fare tranquillamente, non preoccupatevi, non dovete ricominciare il gioco e ovviamente anche per ottenere questi nuovi incantesimi non dovrete ricominciare il gioco. Quindi arrivate qui e dovrete battere questo mob qui. Una volta battuto vi lascerà il drop, eccolo qui, e otterremo appunto l'incantesimo da lui. Come potete vedere, io l'ho droppato al mio terzo try, quindi vi ho lasciato la raccolta del drop tutte e tre le volte, e questo incantesimo si potrà droppare da questo particolare mob. Questo mi sembra il punto più comodo per farmarlo. Comunque ve lo droppa lui, per cui se non ve lo fa la prima, se non ve lo fa la seconda, se non ve lo droppa la terza, portate pazienza perché prima o poi ve lo dropperà. Come al solito utilizzate l'anello del coniglio e utilizzate la zampa incantata e anche la zampa del coniglio, così da aumentare la possibilità di scoperta degli oggetti, e in questo modo otterrete velocemente questo incantesimo. Il prossimo incantesimo lo potremo ottenere qui nella palude vestigia di Valade, e da qui vi mostro qual è il nemico che dovrete farmare. Io intanto mi prendo una zampetta, così per aumentare le probabilità, perché non l'ho ancora droppato, maledetti, ma intanto vi mostro il nemico che è questo qui. Eccolo qui. Lo fate fuori e vi dovrebbe lasciare un drop. Ovviamente in questo livello ne trovate diversi, quindi potrete farvi questo giro per andare ad ottenere, insomma, possibilità maggiori per ottenere questo drop. Lì ne trovate un altro, vedete? Eccolo qui. Ciccio, vai. Niente. Madonna, c'è sta telecamera. Sistemiamola la telecamera. Sistemiamo. Vabbè. Adesso raccolgo questi, così ce li leviamo. Ci sono anche loro, quindi entriamo. Tacci tua. Vabbè. La possiamo fare? Ci fate entrare? No, 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 non è assolutamente gestibile. Ma proprio assolutamente no. Ecco qui. Entriamo nel mondo umbral. Ciccio, veramente. È una pippa atomica. Droppino. E vediamo. Assolutamente non ce l'ha dato. Io adesso vi mostro il percorso per andare a ucciderne quanti più si può. Troppi. Che stress, che stress. Assolutamente nulla.
di qua dovrebbe essercene un altro. No, tu vai via. No, l'hanno tolto. Prima c'era, giuro. Comunque possiamo continuare da questa parte, oppure potete fare avanti e indietro da quella vestige e andare a colpire sempre lo stesso. Volendo ne trovate uno qui sopra. Riusciamo a salire senza rottura, che te lo dica. Ai ai ai, che stress, la pesantezza. Ne potete trovare uno qui sopra, come dicevo. Eccolo qui. E non ci dà assolutamente l'incantesimo che ci serve. Dopodiché ne potete trovare anche uno qui in fondo. Fate questo giro. Ed eccolo qui, ce n'è uno qui. Che è successo? Tutto rotto sto gioco. E ne trovate uno lì. Zero. Zero. Perché zero? Illuminami. Ah. Proprio rotto ancora, eh. Assolutamente nulla anche qui. Se volete ne troviamo un altro paio. È un giro un po' lungo da fare, me ne rendo conto, ma se avete comunque poche zampe di coniglio, zampe incantate, o comunque preferite farvi un giretto così anche per farmare, vedete lassù ce n'è un altro, quindi andiamo da questa parte. Tacci tua. Qui ce n'è un altro, me l'ero anche dimenticata. Vai, facciamo fuori anche lui. Ovviamente, ah, il drop ce l'ha dato lo stesso. Sì, vabbè, salta lui. Niente. E quindi abbiamo altri due. Assolutamente no. Assolutamente no. Perfetto. Volendo ce n'è un altro, ma insomma, bisognerebbe spostarsi. Potete fare questo giro, dopodiché utilizzate la falena vestigiale, tornate alla vestigia e ripartite. Oppure, come già detto, piuttosto che fare tutto questo giro ogni volta da qui, partite, uccidete il mob che si trova qui e farmate solo questo. Io preferisco fare tutto il giro perché comunque c'è qualche possibilità in più. Assolutamente nulla, ora appena la trovo vi mostro il drop. Questa è la magia settico e l'ho ottenuta più o meno a metà del terzo giro, quindi ho battuto circa una 16-17 mob che vi ho mostrato, per cui armatevi di pazienza e utilizzate sia la zampa incantata sia la zampa di coniglio, sia i due anelli del coniglio appunto, che vi aumentano la possibilità di drop rate, quindi di ottenimento degli oggetti che cadono appunto dai mob. Il prossimo incantesimo lo otteniamo partendo dalla vestigia di Doln, quindi dalla zona dove abbiamo battuto la progenie rinnegata. Torniamo indietro, magari per evitare di rifarvi questo pezzettino. Se comunque vi secca, vi annoia farlo, mettetevi un piccolo semino qui, così fate un percorso un pochino più breve, perché è da farmare anche questa, questo incantesimo, per cui zampetta, zampetta, questi li potete acquistare tranquillamente dai venditori. E qui ne troviamo una, questa mi sembra la più semplice da andare a farmare. La fate fuori, aspettate il drop e vi dovrebbe dare l'incantesimo. Ovviamente, come al solito, appena lo ottengo vi mostro di quale incantesimo stiamo parlando. Vabbè, l'avrete letto anche dalla timeline, ma poco importa. Vi mostrerò comunque il drop e vi dirò
quanto ci ho messo appunto per ottenerlo, come al solito insomma. Ed eccolo qui, l'incantesimo fuoco in aumento, l'ho ottenuto, mi è andata parecchio bene al mio sesto try, per cui dai, è stato abbastanza veloce come farming, meglio di quello precedente. Questo comunque è l'incantesimo che otteniamo farmando questo mob. Se voi ovviamente avete localizzato, trovato delle zone che sono più semplici da raggiungere, con magari qualche mob uguale in più, diciamo in un breve lasso di tempo, nei commenti mi raccomando suggerite e aiutiamoci a vicenda nel farmare tutte queste cose, perché veramente mettere dei pezzi in giro per il gioco, muri nascosti, porte nascoste, enigmi, no. Andiamo a farmare dei mob. E che palle, però, che noia. Un po' di fantasia, sviluppatori, su. Se può fare meglio. Che dite voi? Il prossimo incantesimo lo otteniamo partendo dalla vestigia della guardiana dimenticata, quindi da Calarat superiore. Calarat alta. Ci prendiamo zampa incantata, zampa fortunata. Ci equipaggiamo i due anelli con i conigli. Se non sapete come recuperare tutti gli anelli sul canale, trovate il relativo video. E toccherà farmare questo particolare mob. Lui, il maledetto proselide scassa Imbrellaz. Oh, tostarello. Ma ti hanno baffato di brutto. Ti è? Eri più pippettolo prima. Mezz'ora per morire e soffrire e non ci ha droppato un... ah no, vediamo. E niente, ora come al solito farmo e appena lo droppo vi mostro l'incantesimo. Ed eccolo qui, salvo Vescico. C'è stata una botta di fortuna pazzesca, l'ho droppato al secondo mob. Ovviamente voi insistete finché non ve lo droppa. Questo è l'incantesimo che vi darà questo maledetto mob. Per il prossimo incantesimo ci spostiamo qui alla vestigia di fratello Geremia, zona il Lebrosario. Ci spostiamo da questa parte e dovremo farmare il mob che ora vi mostro. Andiamo di qua. Ora qui ovviamente dovrete aver aperto lo shortcut per poter accedere da questa zona. E levati, che stress. Qui, se non l'avete aperto, semplicemente andate avanti, arriverete per forza di cose in questa stanza. Scendendo da lassù potrete aprire questo cancello. Ci sono un milione di video che ve lo mostrano, per cui non starò qui a ripetermi. Comunque lo facciamo fuori. Vediamo se siamo fortunati al primo. E che ve lo dica fa, manco per la cippa. Bene, facciamo avanti e indietro e vi mostro l'incantesimo che ci droppa questo mob. Anzi, vediamo la farfalluccia. Che stanno a fare qua? Ed eccola qui, il pedaggio. Qui, giovani, ci ho messo un'ora di farming. Io odio gli sviluppatori quando mettono ste robe e ti costringono a farmare lo stesso mob per ore e ore e ore finché non ottieni il drop. Siamo nel 2023, porca miseria. Inventatevi qualcosa di più divertente da fare per incollare i giocatori allo schermo. Porterò pazienza per portarvi la guida, ma gliela stavo per dare su, vi dico la verità, perché ci ho messo veramente un'ora e mi sembra esagerato per ottenere un incantesimo in endgame che alla fine, al momento almeno, non andrò a sfruttare, perché ovviamente ho già platinato il gioco e non ci sono dei boss aggiuntivi, magari particolarmente cattivi o deboli agli incantesimi radiosi, in cui appunto potrei andare ad utilizzare questi incantesimi. Ma va bene, portiamo pazienza anche qui e andiamo ad ottenere l'ultimo incantesimo presente nel gioco, che hanno aggiunto appunto con l'ultimo aggiornamento. L'ultimo incantesimo lo otteniamo partendo qui dall'abbazia Vestigia di Rosamund e da qui vi mostro qual è il mob da farmare. Intanto ci prendiamo le nostre zampette, così siamo a metà dell'opera tra virgolette. Facciamo questo giro qui. Anche questo è ovviamente un incantesimo radioso. Provo fuori questa, che sennò dopo ci scassa la... Oh, oh, buoni tutti. Che cos'è? E va. Perfetto. E dobbiamo far fuori quel mob lì.
Quindi, per prima cosa, fatevi piazza pulita qui. Dopodiché, facci tua. Fate fuori questa qui. E questa vi dropperà. Mazza che botta, ma che se fa così. L'ultimo incantesimo che ci manca. E ovviamente non ce l'ha droppato, per cui come al solito faccio avanti e indietro finché non lo trovo. Ed eccolo qui, vortice di tormento. Ci darà appunto la magia che questo mob utilizza, come poi tutti gli altri incantesimi che abbiamo sbloccato fino ad ora. Sono tutti mini boss che poi diventano mob, e farmando appunto loro, quindi uccidendoli ripetutamente, otterremo appunto le magie che loro utilizzano contro di noi. Quindi giovani, direi che per questo video come al solito è tutto. Ringraziamo di cuore tutti gli abbonati, tutti quelli che lasciano il like, i super grazie, gli iscritti, chi attiva la campanella, commenti, condivisioni, chi si unisce al gruppo Telegram. Vi ricordo che trovate tutti i link del caso in descrizione e anche il link per effettuare i vostri acquisti su Amazon Prime. In questo modo potrete indirettamente sostenere il canale. Grazie di cuore per il supporto e vi do appuntamento al prossimo video.